Ciao amici, oggi mi do da fare con il bricolage, col recupero e riciclo di vari quadri, decorazione per la casa. Prima di tutto avevo questo quadro della Torre Eiffel che realmente non azzeccava proprio con l'arredamento di casa, col cambiamento che voglio fare, e quindi ho deciso di modificare il quadro. Ho usato della vernice per la parete che avevo avanzato, l'ho allungata con dell'acqua e l'ho stesa sui tre quadri. Cercavo di stenderla più omogeneo possibile. Dopodiché ho preso della vernice blu e l'ho mischiata sia con vernice che liquido. Deve essere un pochettino più liquida quando ci ho messo dell'acqua. Ho usato il giallo e il rosa e poi ho usato un po' di rosso. Indovinate, non è vernice, ma è il colore di Crazy Color per i miei capelli. L'arte dell'arrangiarsi. Ho usato il phon per estendere il colore. Rimane a voi la fantasia. Io volevo proprio questo effetto onde del mare. Potete utilizzare qualsiasi tipo di colore, dipende dalla vostra la decorazione di casa, le vostre esigenze. Io volevo fare tipo questo effetto nuvola, non so, una reazione come si vede il mare da sopra le nuvole. Mi piaceva questa fantasia e quindi questo qua è il mio riciclo, il mio primo quadro, per la parete di sala. E invece questo quadro qua l'avevo preso dall'IKEA, che sono quattro, e quindi sapendo che gli altri tre li metterò in terrazza più avanti, faccio la stessa tecnica di prima, è quella di prendere proprio la vernice e stenderla più possibile omogenea in tutto il quadro. Come vi ho detto, la vernice che ho utilizzato la vernice normale da parete. Ho preso della vernice blu e l'ho stesa nella maniera centrale del quadro, del giallo, del rosa e Crazy Color, è rosso, che l'ho allungato con dell'acqua e adesso vado di fantasia di phon. E adesso andiamo a mettere il nostro tocco del trucco. Io ho questa palette glitterata che sinceramente saranno da anni che non utilizzo e ho cercato di dare luminosità a questo quadro col mio tocco, sapendo che questo canale è il specchio di Amal di miei fantasie, ho voluto aggiungere il mio tocco personale, a parte che il quadro l'ho fatto io, però il mio tocco aggiungendo un po' di riciclo per quanto riguarda le ragazze o i ragazzi che hanno i trucchi che stanno lì da un sacco di tempo che non usano più. Il fatto di utilizzare il phon che dà tantissima aria, allora ho deciso di soffiare, è stata un'idea un po' così, perché ho sporcato capelli, viso, vestiti, mani, terra e qualsiasi cosa intorno a me.
vi faccio vedere la seconda creazione. Avevo dei specchi rotondi che avevo tolto da una parete e volevo recuperarli in qualche modo. Allora ho messo dell'adesivo double pass e l'ho applicato sullo specchio e quindi ho preso delle cannucce di carta, ho cercato, come vedete, di allineare, di tenerle la stessa linea e cercare di mettere la linea al livello del bordo dello specchio. Ho preso un piatto di cartone, o volendo potete utilizzare un cartone normale. Ho cercato di tagliare un cerchio proprio alla stessa grandezza dello specchio e ho messo dell'adesivo double face anche sulla parte dello specchio e ho cercato di schiacciarlo, di attaccarlo abbastanza bene. Adesso andiamo con la prossima decorazione, sarebbe la decorazione della parete, molto facile, super economica. Ho preso della carta adesiva dorata, l'ho tagliata meno di un centimetro e ho fatto praticamente delle strisce e l'ho attaccata alla parete. Il costo di questa decorazione è meno di 50 centesimi, ma il risultato è... Io lo trovo molto bello, molto elegante, non troppo pacchiano, perché comunque ho fatto solo un pezzettino di parete in questo modo. Cerco comunque di fare dei triangoli sulla parete, ma senza esagerare. Volendo potete fare solo 3 o 4. Io avevo a disposizione questa cosa qua e volevo darle un tocco alternativo. Adesso andiamo con la prossima decorazione. Ovviamente, ripeto, avevo dei specchi rotondi che sono l'ho recuperati da una parete e ho preso della stessa carta adesiva di prima dorata, l'ho attaccata a questo piatto di carta dorato e cercherò di attaccarla in una maniera. E poi taglio solamente la parte dove ho attaccato l'adesivo, perché il resto voglio che rimane abbastanza duro per darmi la forma che voglio a questa. Thank you.
Adesso andiamo col prossimo quadro, che questo quadro era un, come vedete, un quadro di San Francisco, e quindi ho deciso di cambiarlo completamente. Ho preso della vernice, l'ho stesa bene sul quadro, ho cominciato a fare dei tocchi di colori che avevo utilizzato per la parete, come se per le persone che mi seguono, con questi colori stessi avevo utilizzato l'avevo utilizzati nella parete che ho fatto nella mia stanza a cabina armadio, e anche all'ingresso, e ce l'ho ancora, che lo userò in altre cose. Allora, ho preso una pezza e ho cominciato a spalmare qua e là nel quadro, e le idee ce l'avevo molto chiare, nel senso che volevo un quadro con un tocco di azzurro o blu, bianco, azzurro, blu, delicato, fine, non troppo esagerato, non troppo acceso. E quindi ho utilizzato il blu, ho utilizzato un tocco di nero nel bordo dove ho messo questo blu, ho utilizzato del giallo, che a me il giallo piace tantissimo, a parte che è un colore molto rilassante, sapendo che il quadro lo dovevo mettere in sala, e ho messo il bianco. E adesso arriva il momento dei glitter, 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 che ho messo sia il giallo, ho messo il dorato, ho messo il blu, soprattutto il blu e un tocco di verde. L'ho spolverato alla fine, quando ho finito il quadro, ho spolverato praticamente su tutti gli angoli e la parte centrale, che dà questo effetto tipo sabbia, tipo molto carino. Bella gente, queste sono alcune delle mie creazioni fai da te, economici, fatte in casa, ma sono eleganti, belli, potete utilizzarli su tutti gli angoli di casa. Spero che vi è piaciuto questo video. Se vi è piaciuto questo tipo di video, lasciatemi un commento, e se volete che faccio questo genere, me lo chiedete, lo faccio più che volentieri. Bella gente, se vi piace il tutto, lasciatemi un like o un commento, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina, ma soprattutto seguitemi su Instagram e Facebook. Ciao bella gente!